del padre e del figlio. La diocesi di Nocera-Sarno ha da oggi il suo magazzino della solidarietà. Si tratta di un deposito di generi alimentari in via provinciale a San Valentino Torio che servirà a fornire le Caritas parrocchiarie e le strutture caritatevoli. Il magazzino, seconda opera segno del Giubileo della Misericordia dopo l'inaugurazione della casa per le aggregazioni laicali Juvenescit Ecclesia, è stato inaugurato e benedetto dal vescovo Monsignor Giuseppe Giudice a distanza di poche settimane dalla prima giornata mondiale dei poveri. L'ho voluto perché c'è innanzitutto la dignità, perché queste derrate, questa roba che avevamo anche attraverso gli enti, a volte erano in situazioni anche igieniche un poco in difficoltà. Allora dico, la prima dignità è l'attenzione alla persona. Voi capite che un piatto di pasta, anche al più povero, si dà in un certo modo, non buttandoglielo in faccia, o quasi a volte come un segno di disprezzo. Allora, questo è soltanto un magazzino, è un deposito, però è, ha tutte le garanzie ed è stato messo in situazione di essere igienicamente adatto per accogliere, però da questo magazzino io vorrei che nascesse poi l'Emporio della Solidarietà, che sono dei negozi, chiamiamoli così, anche penserei a più di uno sul nostro territorio, dove il povero, con una scheda prepagata dalla Caritas, può andare, può prendere ciò di cui ha bisogno, perché qualche volta noi mandiamo il latte, ma forse serve la pasta, noi mandiamo la pasta e serve altro, ma dare questa dignità, perché dobbiamo ricordare che Gesù ce l'ha detto, i poveri li avrete sempre con voi. E questo è un piccolo segno della Chiesa che deve essere sempre attenta, però, come sempre dico, noi dobbiamo servire i poveri, non ci dobbiamo servire dei poveri. Il vescovo non potrebbe da solo fare, ecco c'è l'idea, c'è il cuore, poi ci sono le mani e l'intelligenza di tanti, a cominciare dalla Caritas che in questo momento ha come direttore Don Alessandro Cirillo e poi i tanti collaboratori e anche della cooperativa Priscus che io ho voluto perché il bene va fatto bene. E il bene non si deve mai improvvisare. Il vescovo ha ideato lui questo, questo motto dalla solitarietà, cioè dalla solitudine che si vive a volte anche nella povertà, perché genera la povertà, genera la solitudine, l'abbandono. A volte la gente rinuncia anche a chiedere aiuto, a lasciarsi aiutare. La solitudine si vince con la solidarietà, quindi passare dalla solitarietà alla solidarietà è un passaggio di mani, da chi ha mani vuote che vengono riempite da altre mani, che è anche l'immagine che abbiamo scelto per l'inaugurazione di questo magazzino di solidarietà. Mani piene che riempiono altre mani. Ribadisco, il magazzino di solidarietà non c'è l'accesso alle famiglie, ma alle parrocchie convenzionate o associazioni o anche comuni che vorranno convenzionarsi con noi sul territorio dell'Agro. Il furgone avrà due scopi essenziali. Il primo, laddove parrocchie non possono, perché a volte diventa anche un problema serio, consegnare, Le parrocchie non possono venire a venire a ritirare, caricare. venire a ritirare. Prima andavano chi va a Fisciano, chi va a Caserta. Questo furgone dà la possibilità anche alle parrocchie che lo desiderano poter avere fino a destinazione in parrocchia le derrate alimentari che gli spettano in base agli indigenti richiesti e presentati. L'altro scopo invece del furgone potrà essere messo anche a disposizione laddove, e questo è il mio appello che faccio attraverso Telenuova, a tutte le aziende dell'Agro Nocerino Sarnese, che abbiano produzione di derrate alimentari o non, che abbiano la possibilità di destinare, donare o anche destinare prodotti che abbiano una breve scadenza e che non possono essere rimessi sul mercato per legge, possono, far capo a questo magazzino.